Due cose da sapere quando ci si trasferisce all'estero di fondamentale importanza. Numero uno, è davvero e sempre comunque necessario iscriversi all'AIRE. Numero due, posso fare una richiesta di cosiddetto interpello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per chiedere quali saranno le mie sorti in ipotesi di trasferimento di residenza all'estero? Risponderò a queste due domande tra un attimo. Numero 1, sempre necessario iscriversi all'AIRE. La mia risposta, il mio spassionatissimo consiglio professionale è sì. Numero 2, così partiamo direttamente dalla fine. Numero 2, è possibile intervenire, fare il cosiddetto interpello, quindi andare dall'Agenzia delle Entrate in ipotesi di trasferimento, perché so che tra tot tempo mi trasferirò in un determinato paese e voglio sapere che cosa ne sarà della mia tassazione personale, quindi è possibile in un caso del genere andare dall'agenzia e chiedere ex ante quali saranno le mie sorti? La risposta è no, non è ammesso un interpello in questo caso, quindi io non vedo perché molti contribuenti continuino a farlo. E da qui vuole partire, come dire, la spiegazione di questi argomenti che vi darò in questo video, da due interpelli proposti nel corso del 2019 all'Agenzia delle Entrate, precisamente il 203 e il 270, tutti e due evidentemente evasi con tanto di risposta pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi andatelo a vedere, sono in archivio sul sito agenziadelleentrate.gov, quindi con tanto di risposta nei confronti dei contribuenti. Argomentata anche piuttosto bene. Perché prendiamo in considerazione questi due casi? Perché in realtà trattano due argomenti similari in maniera differente, e cioè nel primo caso il 203 ammettono l'utilizzo il ricorso all'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in ipotesi di un caso di doppia residenza fiscale. Nella seconda ipotesi invece non viene fatta menzione alla possibilità di utilizzare una convenzione contro le doppie imposizioni per risolvere un caso di doppia residenza fiscale, perché di doppia residenza fiscale di fatto parliamo in questo video, perlomeno doppia residenza fiscale è quella che ne è uscita, è la problematica sollevata da questi due interpelli. Andiamo per gradi, analizziamo prima il 203 e poi evidentemente vediamo in cosa diverge il 270, la risposta al numero 270. Nella 203, la contribuente a fine 2016 si trasferisce in Danimarca e fa richiesta di iscrizione all'AIRE tramite consolato, direttamente quindi dalla Danimarca, e la risposta gli arriva, se non sbaglio, a luglio 2017, comunque diciamo oltre la metà del periodo di imposta. E quindi si chiede all'Agenzia delle Entrate, quindi in assenza di un accertamento, okay? Quindi è un problema che si pone alla contribuente direttamente, quindi ancora prima che se lo sia posto l'agenzia, la contribuente va dall'agenzia e le chiede nel 2017 dove deve pagare le imposte. Dato che ai sensi della normativa danese risulta fiscalmente residente in Danimarca e anche ha ricevuto l'attestato di iscrizione AIRE però a partire da luglio 2017, quindi al di là dopo i fatidici 183 giorni. E allora l'agenzia risponde e dice: guarda, la normativa, l'articolo 2,2 prevede i tre criteri che chiaramente voi conoscete perfettamente, cioè se il domicilio, la residenza o l'iscrizione all'APR, l'anagrafe della popolazione residente, risulta in Italia per oltre 183 giorni all'anno, per me tu sei residente in Italia. E obiettivamente gli dice esattamente così, gli dice: guarda, siccome il certificato di iscrizione AIRE ti è arrivato a luglio del 2017, per me nel 2017 devi essere considerata fiscalmente residente in Italia e quindi mi devi fare la dichiarazione dei redditi. Parliamo di un reddito da lavoro dipendente. La contribuente si è trasferita in Danimarca dicendo tra l'altro di aver trasferito anche tutto il suo centro degli interessi vitali e aveva cominciato un lavoro a tempo determinato come lavoro dipendente in Danimarca.
L'agenzia quindi se ne lava le mani, dice: guarda, a me non interessa dov'è il tuo centro degli interessi vitali, nella misura in cui è una cosa che stabilirò io, se casomai ti farò un accertamento, perché di nuovo l'interpello su questi argomenti non è accettabile da parte mia, proprio perché essendo proprio una problematica non tanto normativa, ma quanto di accertamento di prove effettive dell'effettivo trasferimento di residenza, l'agenzia non riesce a esprimersi prima, per cui dice: inutile che me lo chiedete. Nel caso di specie, quindi l'agenzia gli dice: va bene, sei fiscalmente residente in Italia, però ti concedo il credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione con Italia-Danimarca, quindi le imposte che hai pagato eventualmente in Danimarca te le detrai dall'imposta che vai a versare in Italia, quindi quantomeno si evita un fenomeno di doppia imposizione. Dopodiché, in maniera anche piuttosto interessante, forse per la prima volta chiara, il fisco le dice: guarda, la Convenzione contro la doppia imposizione comunque prevede all'articolo 4,1 e poi al comma 2 le cosiddette tiebreakers rule, quindi obiettivamente in caso di doppia residenza fiscale tu le puoi applicare, e se la tua abitazione permanente per il periodo d'imposto in questione è obiettivamente, perché è la prima delle tiebreaker, voi sapete che le tiebreaker ti dicono se tu sei fiscalmente residente in entrambi i paesi, perché normativa italiana, per esempio in questo caso, prevedeva che la contribuente era fiscalmente residente in Italia perché per più di 183 giorni era stata iscritta all'APR, all'anagrafe della popolazione residente. Contemporaneamente la Danimarca dice: mi hai trasferito il tuo centro di interessi vitali qui, quindi per me sei fiscalmente residente in Danimarca. Nello stesso periodo d'imposta, come risolvo il problema? Lo risolvo con le tiebreaker, con la convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso l'agenzia dice: le puoi applicare. Dopodiché la numero uno è dove hai l'abitazione permanente, lì sei considerata fiscalmente residente. Se hai due abitazioni permanenti in entrambi gli stati, vado a vedere dov'è il tuo centro degli interessi vitali. E di solito la giostra si ferma lì. Poi se hai il centro degli interessi vitali in entrambi i paesi, o se non siamo in grado di stabilire dove sia il tuo centro degli interessi vitali, andiamo a vedere la nazionalità. Se anche la nazionalità non basta, le due amministrazioni fiscali si mettono d'accordo. E così via. In questo caso, comunque, quindi l'agenzia dice: guarda, puoi applicare la convenzione contro le doppie imposizioni, ma solo dopo che ti ho fatto un accertamento. Quindi, che cosa se ne deduce? Numero uno, iscriviamoci sempre all'AIRE passando dal comune. Esiste un doppio passaggio, quindi prima di andarmene passo sempre dal comune, manifesto sempre la mia volontà di iscrivermi all'AIRE, sempre e comunque, anche se la normativa è cambiata, adesso la vedremo, però passo sempre dal comune perché così ho una data certa di iscrizione AIRE, cosa che perlomeno prima di marzo 2019 era difficile ottenere tramite iscrizione al consolato. Quindi numero uno, iscriviamoci sempre all'AIRE. Numero due, passiamo sempre dal comune, prima di andarcene dall'Italia, dal comune di ultimo residenza, di residenza per manifestare appunto la nostra volontà per dire che ce ne stiamo andando via. Numero 3, è inutile che facciamo un interpello perché tanto l'agenzia non ce lo rimane, non ce lo, non, non ce lo considera come valido. Interessante di nuovo è che però in questo caso hanno detto: puoi applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni. Se ti faccio un accertamento, nonostante, e questo è il discrimen, per il 2017 tu non eri iscritta all'AIRE. Quindi è come se l'agenzia dicesse: va bene, nonostante non sia iscritta all'AIRE, io ti do questa possibilità di applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni, che è un'apertura rispetto al passato, perché prima l'agenzia diceva: non sei iscritta all'AIRE, allora sei fiscalmente residente in Italia, non puoi neanche applicare le convenzioni, non è un problema mio. Dopodiché, che cosa è successo? Che con il nuovo interpello, la nuova risposta, invece la numero 270 del 2019, l'agenzia è come se avesse cambiato le carte in tavola. Perché in questo nuovo caso abbiamo un contribuente italo-inglese, italo-britannico, con il doppio passaporto, ma poco importa, come spiego sempre io ai miei clienti, la cittadinanza, che è un concetto civilistico, con la residenza fiscale. Anche lui nel 2018 si era trasferito in Inghilterra dall'Italia, prima era fiscalmente residente in Italia, aveva fatto la domanda al consolato, ma aveva ottenuto l'accettazione, quindi l'iscrizione AIRE, soltanto con decorrenza luglio, se non sbaglio, 2018. Quindi anche qui di nuovo oltre 183 giorni previsti dall'articolo 2 del testo unico per quanto riguarda la residenza fiscale italiana. Quindi lui dice: guarda, io me ne sono andato, però la richiesta l'ho fatta prima al consolato, in più obiettivamente mi sono trasferito a fine 2017, quindi vivevo qui. L'agenzia in questo caso invece gli ha detto,
gli ha detto: le tasse intanto per il 2018 le paghi in Italia, sul reddito, anche qui era un reddito a lavoro dipendente, perché per più di 183 giorni sei stato iscritto all'APR, l'anagrafe della popolazione residente. Quindi, come nel caso della contribuente danese, anche nel caso di questo contribuente che è diventato un contribuente inglese, l'agenzia ha detto, è andata proprio a farsi il computo dei giorni, ha detto: beh, io applico l'articolo 2 e voi mi pagate le tasse in Italia. Poi vi prendete il credito d'imposta delle imposte assolte in Danimarca nel primo caso, in Inghilterra nel secondo caso, perlomeno così evitiamo un caso di doppia imposizione fiscale. La curiosità qual è? Che però che in questo secondo caso, nel caso del contribuente inglese, non è stato, non si fa poi nessun riferimento alla possibilità di poter utilizzare le tie breaker, cioè l'agenzia non gli dice che se poi io ti faccio un accertamento ti do la possibilità di ricorrere alle convenzioni e dimostrarmi che sei fiscalmente residente in Inghilterra, e quindi è come se avesse fatto un passo dietro, indietro rispetto alla convenzione, rispetto alla risposta che aveva dato in realtà poco tempo prima, perché se non sbaglio la 203 di maggio e la 270 è di luglio, quindi in realtà nell'arco di 1 o 2 mesi sembra proprio che sia cambiata nuovamente l'impostazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in realtà c'era stata un'apertura anche con il bonus rimpatri, anche lì si tendeva a considerare fiscalmente residente all'estero anche chi in realtà non si era iscritto all'AIRE per poter poi ottenere i benefici della detassazione nel momento in cui fossero rimpatriati. Però, come dire, in questo alveo di dubbio, di perplessità, di attesa, evidentemente sarebbe auspicabile evidentemente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il mio consiglio quindi è sempre quello di iscriversi AIRE, sempre e comunque per tempo, e di evitare interpelli in questa fattispecie ex ante, non ha nessun senso. Dopodiché, importante, è stato convertito in legge già a maggio il decreto Brexit del marzo 2016, con il quale cambia l'ambito di decorrenza per gli iscritti AIRE, cioè se prima tu eri considerato iscritto all'AIRE nel momento in cui il consolato vagliava e esperiva la tua pratica e lo comunicava direttamente al comune di tua ultima residenza, adesso invece la data di iscrizione AIRE, se viene accettata comunque dal consolato, fa fede a partire dalla presentazione. Questo vale per chi l'ha presentata però dopo il 26 marzo 2019, invece per quelli che l'hanno presentata prima e non l'hanno eventualmente ancora ricevuta, devono ancora aspettare. Ok, quindi iscriviamoci sempre all'AIRE, facciamo particolarmente attenzione alle problematiche di doppia imposizione fiscale. Noi ci vediamo nel prossimo video.